E poi, se vi serve un complice per uno scherzo, avete trovato la persona ideale. Se invece al Fantacalcio volete acquistare un difensore, comprate il gemello, perché fino alla scorsa stagione era un bomber, quest'anno non segna praticamente mai un gol. Ma buonasera comunque a Simone Fuscagni. Sera. Guardate, fra l'altro, che gran capello proprio per l'occasione. Questo è un capello nelle immagini 3-4 anni fa a Torgiano, quando ancora Quando segnavi ancora sempre su segnavo. punizioni. Quindi fosse di buon auspicio, chissà. Magari c'è la domenica di pausa, domenica. È il momento di fare che cosa? Di guardarci i gol di Simone Fuscagni, anche se abbiamo anche un messaggio, ci è arrivato, ce lo siamo letti prima, da parte di Seba Baratteri, che chiede di svelare un po' a tutti cosa non piace fare al team manager dell'Angelana, David Ricci. Grazie Seba. Innanzitutto saluto David, perché da domani lo vedrò mai più. No, se si può dire, insomma. No, no, se vuoi, se vuoi stasera. Il ragazzo che diciamo che secondo lui dice che è bravo sul pratico, ma deve migliorare un po' sull'orale. Allora, però restando in tema, abbiamo detto Simone Fuscagni è uno specialista sui calci di punizione, anche se gli piacciono, però abbiamo scoperto dei giochi particolari, guardiamo un po' quali sono questi giochi, andiamo un attimo dentro con le immagini, grazie a Francesca Ti ho detto che anch'io ne ho tante foto normali, quindi. E poi questo è un momento particolare e la relativa soddisfazione sotto la doccia di Simone che abbiamo modo di guardare. Vai. Avevo rubato la cosa a Nofri. La foto precedente dov'eri invece? Vuole saperlo anche Saba. La foto precedente mi ricordo, qualche vacanza. No. Il bioparco, al bioparco? L'hai dimenticato, insomma, è stato un momento. Non bestemmiare. Stiamo degenerando, allora facciamo una cosa, ci guardiamo. Al bio, no? Simone, sei emozionato Bei adesso? tempi. Sei emozionato Alessio Nofri, ha Ciao, c'è detto lacrimuccia. era un gran giocatore. No, no, Io invece mi ricordo proprio un'esultanza con la maglia del Cannara, passato qualche buon anno, con maschera di Rey Mysterio, credo dedicata a tuo figlio Kevin, giusto? Esatto. Che era in tribù. Ex appassionato del wrestling, adesso c'è altri interessi, però. Come David Ricci. Sì, però meglio. Anche io un messaggio, amico. Sì, Cioè, anche tu, Simone, Ricci vai. si preoccupa, ragazzi, non l'ho vista, com'è andata? Chi è, scusa? Dai, Davide Ricci. David, No, tranquillo. In replica immediata a mezzanotte e mezzo, a seguire anche alle due, domani a è mezzogiorno. Io rimasto, lo so consiglio io. di guardare almeno quello spezzone che poi avremo modo di caricare sul canale YouTube di Caffè Sport. C'è un Però altro, dicevamo. scusa. Vai, sì. Volevo fare i complimenti a un grandissimo conduttore, sei il numero uno dell'Umbria, grande Sergio Fabiani. Sì, perfetto, ok. Dovete sapere, fra l'altro, che Simone Fuscagni, capitano, uomo spogliatoio, e Stai non solo. bene. Vai, guardo il monitor. È anche un po' il barbiere dell'Angelano. Beh. Guardiamo. Faccio la cresta. Hai bisogno di sistemare un po' il capello, se vuoi farlo prima magari della laurea stasera, della festa di laurea, in onore delle tue fan. Ma c'è Leroy Merlin che ha chiuso le macchinette. Vediamo chi vorrebbe essere un talento, diciamo, nippo-coreano, un talento un po' all'an, chi è Simone Fuscagni che si esercita così, guardiamo come. Qui invece immagino fosse una serata difficile anche per te, giusto Simone? Sì, tipo Fakiro questo. Senti, fra l'altro so che abbiamo ricevuto un messaggio, no, Saba, che ricordava Simone dove si trovasse nell'occasione dell'incontro ravvicinato con il rinoceronte. Eravamo allo zoo, c'era scritto, e poi dopo Gardaland. Esatto, Sì. esatto. Vuoi salutare anche tua moglie? Soprattutto Tua dopo. moglie, Ah, lei sì. anche. Abbiamo due immagini significative, eccolo qua, il primo è Simone Fuscagni. Alessio, dove vi trovate? È in ufficio. È in ufficio, ma dove? Che ufficio si tratta? È Ma che l'ufficio di ufficio? casa, Questa è casa. l'ufficio di casa. A casa? Ah, bene, quindi non so. Sì, è l'ufficio suo, è il bagno. Andiamo avanti, invece abbiamo anche. Eccolo qua. Qualche settimana fa abbiamo detto che Ale e Saba stavano tentando una nuova attività imprenditoriale. Vediamo anche chi sta provando a fare la stessa cosa e come. Dans la campagne. Tu pourrais t'arrêter, s'il te plaît? Tu veux que je m'arrête là? Je peux pas m'arrêter là. Je m'en fous, j'en sais rien, j'en peux plus là.
comment gérer l'urgence sans perdre sa dignité. Heureusement, Made in Groland vous propose sa dernière innovation, le trompe-l'œil à faire caca dans la nature. Simple d'utilisation, facile à ranger, le trompe-l'œil à faire caca dans la nature vous permettra de faire vos besoins n'importe où, n'importe quand et en toute discrétion. Le trompe-l'œil à faire caca dans la nature, plus sa truelle, sont à 34 euros selon. Pour 10 euros de plus, le casque de chantier est offert. Le trompe-l'œil à faire caca dans la nature existe aussi dans sa version « Je fais les vendanges tardives » ou encore « Je suis joueuse en équipe de France ». So però, Andrea, che tu vuoi mettere la gigantografia di Ale Saba, giusto, dal Barbellucci, al posto dell'immagine nazionale francese. Sarebbe meraviglioso. Non diciamo la mia faccia al posto di quella della signora.